Dipartimento della Protezione Civile si attiva immediatamente. Si raccolgono i dati sull'evento sismico e le informazioni provenienti dall'ambasciata italiana in Pakistan allo scopo di decidere la strategia di intervento più efficace. Sono trascorse quasi 72 ore dal sisma e le possibilità di ritrovare sopravvissuti è nettamente diminuita. Esclusa perciò l'idea di mobilitare squadre di ricerca e soccorso, si decide di concentrare gli aiuti nel campo dell'assistenza medico-sanitaria e l'invio immediato di un posto medico avanzato della Croce Rossa Italiana, con l'integrazione successiva di questo con un ospedale da campo della Regione Marche e personale dell'ARES, Associazione di Volontariato Sanitario. Il primo nucleo operativo, composto da un gruppo di funzionari della Protezione Civile, un medico chirurgo della Polizia di Stato e un'equipe medica della Croce Rossa, arriva in Pakistan il 10 ottobre, con tende e coperte fornite da Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Provincia Autonoma di Trento. Dopo un primo sopralluogo, d'accordo con le autorità locali, viene individuata l'area di intervento nel distretto di Manshera, una città di 200.000 abitanti, 150 km a nord di Islamabad, al centro di un'area dagli equilibri geopolitici complessi, data la vicinanza con il confine indiano-afghano, ma solo parzialmente danneggiata dal sisma. L'epicentro, infatti, è stato localizzato non lontano da Balakot, distante una ventina di chilometri. Nella cittadina e nei villaggi circostanti si contano migliaia di morti e feriti. Interi centri sono rasi al suolo e quelli rimasti in piedi completamente isolati, a causa delle strade franate o impraticabili. Con il coordinamento delle autorità sanitarie locali, il posto medico avanzato viene montato nei pressi di un collegio, dove sono stati improvvisati i primi soccorsi ai feriti, che all'arrivo dei medici italiani ospita 1.400 persone. Alcune hanno riportato fratture che rischiano di degenerare in gravi infezioni. Altre sono state colpite da polmonite a causa del clima che di notte diventa particolarmente rigido e severo nei confronti di quanti non hanno un luogo in cui ripararsi. Il team medico italiano comincia immediatamente l'attività sanitaria e chirurgica. Sono ancora molti, infatti, i feriti e i traumatizzati, anche gravi, per effetto del terremoto, che vengono portati nella struttura italiana per essere curati. Dal 16 ottobre il posto medico avanzato della Croce Rossa viene integrato con l'ospedale da campo, che diventa in breve un presidio sanitario per tutta la popolazione locale con una media di circa 200 interventi al giorno. Per questo motivo, su richiesta delle autorità locali, la missione si prolunga oltre i termini abituali. Per 3 mesi l'equipe della Protezione Civile ha gestito il centro ospedaliero, dando tempo alle autorità sanitarie pakistane di ridefinire le strategie di assistenza alla popolazione colpita dal sisma. Il passaggio di consegna ha luogo il 4 gennaio. Il team della Protezione Civile conferisce la struttura alle autorità locali, che continueranno ad utilizzarla con personale medico pakistano. Nei 3 mesi di attività, la struttura ha fornito circa 20.000 prestazioni tra visite, medicazioni semplici e complesse, ingessature e interventi chirurgici. La scelta di inviare da subito personale sanitario femminile si è rivelata vincente. Decine di donne hanno infatti trovato le condizioni richieste dalla loro cultura per essere aiutate e curate, chiedendo assistenza anche in momenti tradizionalmente vissuti tra le mura domestiche, come il parto.